Arrivo, arrivo. Dolcetto scherzetto. Ma ovviamente dolcetto. Ecco, prendete qua le caramelle, i cioccolatini. Li avete tutti? Ma bambini, ma voi lo sapete che qua in Piazzale Aquileia c'è un fantasma vero? Davvero? Bambini, andiamo. Dai, bambini. Prendete i dolcetti, ringraziate e lasciate in pace il signore che è pure un po' matto. Su, dai, che è tardi. Il motografo. In questa puntata il motografo si dichiara sconfitto senza nemmeno partecipare. Polemizza con i grandi dell'architettura contemporanea e va a caccia di fantasmi. Undici anni or sono ho tentato di partecipare ad un concorso fotografico dell'Ordine degli Architetti di Milano, dedicato all'opera di Gio Ponti. La richiesta era semplice. Si trattava di ritrarre un edificio liberamente scelto fra una decina, i più importanti fra i suoi progetti nella città di Milano. Il più vicino a casa mia era la chiesa di San Francesco d'Assisi al Fopponino, non lontano dal carcere di San Vittore, edificata a tempo di record tra il 1961 e il 1964. Nemmeno il tempo di togliermi il casco e mi resi subito conto che avrei dovuto abbandonare le mie velleità fotografiche. La facciata di San Francesco è smisurata. Quella che sarebbe la facciata di un'aula di dimensioni tutto sommato canoniche è prolungata a destra e a sinistra da due muri a vento, cioè senza nulla dietro, larghi ciascuno come metà della chiesa stessa. Uno schermo architettonico che poi prosegue senza soluzione di continuità, piegando verso l'osservatore con due ali che fungono da facciata ai palazzi circostanti e incorniciano il sagrato in quello che immagino voglia essere una sorta di metaforico abbraccio, un simbolo della chiesa che accoglie il fedele e dell'amore di Dio. Una costruzione simbolicamente molto forte, ma che secondo me per essere apprezzata e compresa avrebbe bisogno di essere isolata in una piazza ariosa e proporzionata alle dimensioni della chiesa. E invece c'è solo via Paolo Giovio, che è larga una ventina di metri. E così chi si trova a passare sul marciapiede non riesce nemmeno ad abbracciare l'intera chiesa con lo sguardo, e quello che percepisce è soltanto una parete grigiastra, alta e incombente. E se è difficile abbracciarla con lo sguardo, figuratevi inquadrare la fotografia, specialmente allora quando gli strumenti di fotografia panoramica non erano a portata di telefonino come oggi. E poi c'è il colore. Ve l'ho detto, la facciata è ricoperta di diamantine fra il bianco e il grigiastro, che si staglierebbero meravigliosamente sullo sfondo di un cielo terso, spazzato dal vento. Solo che questa non è la Cattedrale dei Trani. Se anche non ci fossero altri edifici a ostacolarne la vista, lo sfondo naturale di San Francesco sarebbe sempre e comunque il cielo di Milano, plumbeo per 200 giorni l'anno e soffocato dalla caligine opprimente per almeno altri 100. Gio Ponti è uno dei geni dell'architettura del Novecento, non si discute, mentre io non sono mai stato nemmeno capace di disegnare una casetta in prospettiva. Però San Francesco d'Assisi al Fopponino mi ha sempre messo a disagio. E se stessimo parlando di un'opera d'arte sarebbe un successo, perché il disagio, il disorientamento, l'angoscia, persino la paura, possono essere dei sentimenti che l'arte vuole evocare, tanto quanto possono esserlo la pace o la serenità. Per l'architettura, secondo me, il ragionamento dovrebbe essere un pochino diverso. Un architetto agisce sul paesaggio sapendo che il suo intervento avrà un'influenza diretta sulla qualità della vita di chi abita quel paesaggio, e perciò dovrebbe tenere conto del rischio che i suoi progetti, a causa delle proporzioni, dei materiali, del colore o in generale del modo in cui occupano lo spazio, possano creare un disagio emotivo quando non addirittura sensazioni di fastidio fisico, come vertigini o agorafobia, in chi tutti i giorni deve interagire con essi, volente o nolente. Perché a parte casi particolari come il giardino dello Jüdisches Museum di Berlino, un edificio che crea disagio in chi dovrebbe viverlo è un edificio sbagliato. Questo perlomeno se la sensazione di disagio è ampiamente condivisa. Nel caso di San Francesco sembra che sia io l'unico a trovarla respingente. Quindi va bene così. Che poi? Sulla carta San Francesco ha quasi tutto quello che serve per piacermi.
le linee nette e pulite dell'architettura modernista che si fondono con i richiami gotici. Penso ad esempio alla preponderanza delle linee verticali o alla facciata a vento. La ripetizione del modulo a losanga, o a diamante se preferite, tipico del linguaggio di Ponti nel dopoguerra che tanto mi entusiasma nel grattacielo Pirelli. E allora? E allora forse il mio è semplicemente un problema di esecuzione. Prima di tutto, l'ho già detto, a darmi fastidio è una questione di spazi e di proporzioni. La via è troppo stretta e la grande facciata disegnata da Ponti risulta cupa e opprimente. E poi c'è il cancello. La Guida all'architettura di Milano 1945-2015, edita da Oepli, dice che il fabbricato si inserisce in un contesto densamente costruito, con il quale dialoga in modo assai fitto. L'ingresso è rialzato e arretrato rispetto al piano stradale, determinando così, insieme alle facciate dei limitrofi annessi parrocchiali, la scena fissa della rappresentazione religiosa. A partire da ciò, il sagrato diviene il principio ordinatore del complesso, assumendo il ruolo di vera e propria piazza urbana. Peccato che la piazza urbana in questione risulti chiusa da una cancellata appuntita. Ho trovato una foto che, a giudicare dalle macchine parcheggiate, risale alla metà degli anni 70. E il cancello è già presente. Però io non so dire se fosse parte del progetto originario del 1961 o se sia stato aggiunto in un secondo momento. Ma comunque il risultato è una recinzione che accentua il senso di estraneità e di oppressione. Infine, ma mi rendo conto che a parlare è il piccolo folletto ossessivo che vive nascosto sotto la mia scorza di disordinato cronico, mi urta particolarmente la simmetria degli edifici parrocchiali che circondano la chiesa. Non perché la chiesa non sia perpendicolare alla strada, e non è nemmeno il fatto che le due ali del sagrato abbiano rispettivamente due e tre finestre con il balconcino. Anzi, quella è una simmetria armonica che non solo non mi infastidisce, ma mi piace parecchio. Il mio problema è nei prospetti che si affacciano direttamente su via Paolo Giovio. A sinistra, guardando la chiesa, l'edificio del centro Paolo VI ha le stesse piastrelle biancastre della chiesa anche sul fronte strada ed è rivestito in clinker marrone solo sul lato che affaccia su via Verga, dietro l'angolo. Viceversa, a destra, le piastrelle bianche si interrompono dove il sagrato incontra via Paolo Giovio e il fronte che dà sulla via non solo è più piccolo del suo gemello di sinistra, ma è il rivestimento marrone rivolto direttamente verso l'osservatore. Dal cucchiaio alla città. In ossequio a questo celebre slogan, Gio Ponti all'interno progetta tutto fino all'ultimo dettaglio. Dalla sezione dei pilastri al colore del pavimento, dalle panche ai confessionali fino agli arredi del presbiterio. Ogni elemento della chiesa è pensato per creare un tutt'uno armonico, che sembra rimandare in un modo molto laterale e molto infuso del gusto un po' futuristico dei primi anni 60, alla tradizione gotica lombarda, grazie alla sinergia di un grande spazio pressoché vuoto, che sembra fatto di aria e luce, e di forme essenziali che tendono verso l'alto. Ciò che non è opera di Ponti è l'apparato decorativo della chiesa, tutto acquisito in un secondo momento dopo la conclusione dei lavori, eppure scelto con una coerenza estetica straordinaria. Tanto le vetrate della facciata, realizzate tra il 1964 e il 71 da Cristoforo De Amicis, quanto la mastodontica pala d'altare che rappresenta il Cantico delle Creature e i politici delle navate che raccontano la vita di Francesco, entrambi dipinti da Francesco Tabusso tra il 1975 e il 1984, parlano un linguaggio antirealistico e simbolico che richiama il Medioevo ma senza scadere in un revival letterale. Ma ancora più efficace è la straordinaria crocifissione di Fiorenzo Tomea, donata alla chiesa nel 61, un anno dopo la morte dell'autore, e che si trova, un bel po' sacrificata in realtà, nella cappella laterale appoggiata alla controfacciata, appena a sinistra dell'ingresso. Come in altre crocifissioni del maestro Cadorino realizzate negli anni 50, e penso al mosaico della chiesa di Santa Barbara a Metanopoli, ma anche al piccolo affresco di Arcumeggia del 56, la tela conservata in San Francesco rappresenta la crocifissione con un tratto che è solo apparentemente semplice e naif. Un linguaggio che in realtà riesce a coniugare la stilizzazione e la drammaticità.
I cristi di Tomea, isolati in paesaggi desertici sotto cieli blu cobalto, sono quasi delle icone, ma al tempo stesso la loro carica umana è e rimane potentissima, anzi è accentuata dalla semplicità delle forme e della messa in scena. La costruzione della chiesa di San Francesco al Fopponino si deve alla convergenza di tre fattori. Primo, il dopoguerra. Negli anni 50 la popolazione di Milano aumenta vertiginosamente e l'arcivescovo Giovanni Battista Montini decide che la parrocchia di San Pietro in Sala, in Piazza Wagner, e quella di San Vittore al Corpo, nell'omonima via, sono troppo estese e troppo popolate e che è necessario erigere una nuova parrocchia che raccolga una parte dei fedeli delle altre due. Secondo, la Confcommercio. Già nel 1957 l'Unione dei Commercianti di Milano aveva proposto all'arcivescovo di erigere una chiesa che fungesse al tempo stesso da tempio votivo dell'Unione e la chiesa parrocchiale e che fosse dedicata a San Francesco d'Assisi, patrono dei commercianti. Già nel 58 commissionano all'architetto Giovanni Muzzi un progetto che non verrà poi realizzato. Terzo, il Concilio Vaticano II. Per celebrare l'apertura dei lavori del Concilio, nel 1961 l'arcivescovo Montini ottiene i fondi per lanciare un grande programma di edilizia ecclesiastica chiamato 22 chiese per 22 concili. Un programma che aveva lo scopo concreto di aumentare il numero delle chiese nella diocesi per rispondere alle esigenze di una città in grande crescita e al tempo stesso lo scopo simbolico di celebrare quel grande momento di rinnovamento teologico e dottrinale che sarebbe stato il Concilio. Ironia della sorte, sarà proprio Montini, con il nome di Paolo VI, a portare avanti i lavori del Concilio dopo la morte del suo predecessore Giovanni XXIII. Ma se questi sono gli elementi che hanno permesso che la Chiesa fosse costruita, molto più tragici sono gli eventi che hanno portato a scegliere l'area in cui collocarla. O meglio, l'area è stata scelta perché si trattava di un terreno di proprietà della Curia in cui già sorgeva una chiesa seicentesca, quella di San Giovanni Battista e San Carlo Borromeo, meglio nota come San Giovannino alla Paglia. Ma è la storia di questa chiesa ad essere drammatica. 1576. L'arcivescovo Carlo Borromeo ottiene di estendere a Milano il giubileo celebrato a Roma l'anno precedente. Ossia, i pellegrini che si fossero recati a Milano durante il 1576 avrebbero ottenuto l'indulgenza proprio come chi si era recato a Roma l'anno precedente. Una trovata di marketing turistico niente male, eh? Sì, ma non fortunatissima, perché nel nord Italia già dal 1574 si accendevano qua e là focolai di peste. E bastano poche settimane di giubileo perché si cominci a temere anche per la città. Già il 17 di aprile, Antonio de Guzmán y Zúñiga, governatore spagnolo di Milano e spesso in contrasto con l'arcivescovo, cerca di limitare l'affluenza di pellegrini in città, fino poi a vietarla del tutto nel corso dell'estate. Ma non c'è nulla da fare. Per agosto la peste è in città e ci resterà per 2 anni, portandosi via qualcosa come 18.000 persone su circa 180.000 abitanti. Tanti, troppi per essere seppelliti nelle chiese come si usava allora, e anche troppi per il cimitero del Lazzaretto di San Gregorio. E così si individua un'area appena fuori le mura, nei pressi di Porta Vercellina, per seppellire le vittime dell'epidemia. Il Foppone, foppa in milanese sta per buca, fossa, di Porta Vercellina, appunto. Avanti veloce all'ottobre del 1629, questa volta l'arcivescovo di Milano è Federico Borromeo, ma in città si scatena un nuovo focolaio di peste. 150.000 morti in poco più di 12 mesi, ma soprattutto decine e decine di migliaia di persone contagiate. Il Lazzaretto di San Gregorio scoppia, così come il suo cimitero, ed ecco che il foppone di Porta Vercellina rientra in funzione, ospitando anche, secondo il Ripamonti, 715 capanne per gli appestati, in una sorta di lazzaretto sussidiario. Fast forward di un altro centinaio di anni, 1743. Maria Teresa d'Austria vieta le sepolture nelle chiese. Un divieto che verrà applicato a Milano dal suo successore Giuseppe II
e che sarà poi ribadito anche nel Regno d'Italia napoleonico. Cosicché la città deve istituire dei cimiteri extramenia, e pare naturale che le aree individuate siano quelle dei fopponi che negli anni delle pestilenze avevano raccolto i morti dei vari sestieri di Milano. Ed è così che il fopponino di Porta Vercellina rimane in attività fino al 1885, anno di apertura del cimitero maggiore a Musocco, dove verranno poi trasferite le salme del fopponino nel 1912. Proprio al periodo della peste manzoniana risale la chiesa di San Giovanni Battista e di San Carlo Borromeo, nota anche come San Giovannino alla Paglia, appunto, con riferimento alla paglia dei tetti delle capanne del Lazzaretto. Una chiesa che viene costruita tra il 1630 e il 1676, in tre fasi. È la volontà di salvaguardare questa chiesetta la ragione dell'abbandono del progetto di Giovanni Muzio e dell'orientamento inclinato rispetto agli assi delle vie Paolo Giovio e Andrea Verga della chiesa di Gioponti. La semplice facciata a capanna in mattoni è arricchita da un portale barocco in pietra, sormontato da un alto rilievo che raffigura San Carlo che parla agli appestati. L'interno, che si può visitare la domenica mattina oppure su prenotazione accordandosi con i volontari della parrocchia di San Francesco, è una navata unica con tre cappellette laterali, pavimentate in marmo rosa di Zandobbio, che oggi, accanto ai dipinti e alle statue in legno e in gesso raccolti dalla chiesa fra il XVII e il XIX secolo, raccoglie gli scudi e le bandiere e le immagini del Sovrano Ordine Militare di Malta, che ha finanziato il restauro della chiesetta e ne ha fatto il suo oratorio di riferimento. San Giovannino alla Paglia, è bene tenerlo a mente, è sempre stata una chiesa minore, legata a un cimitero periferico, anche se paradossalmente oggi questa zona è semicentrale. Non dobbiamo quindi aspettarci opere di grandi nomi dell'arte barocca o ottocentesca. La gran parte delle tele, delle sculture e degli arredi in realtà sono anonimi, però c'è più di un elemento degno di nota. In particolare mi colpisce la grande cornice lignea barocca che nell'abside racchiude San Giovannino e San Carlo che adorano il Santissimo Sacramento, e nel registro inferiore una piccola e delicatissima annunciazione resa particolare da una caleidoscopica cascata di fiori. Una sera di luglio, mentre passeggiavo senza meta per sfuggire al caldo estivo, mi sono trovato a passare in piazzale Aquileia. Alle mie spalle la fermata del tram. A destra le aiuole davanti al carcere, dove gli amici dei detenuti fanno esplodere i fuochi d'artificio. Ciò che sarete voi, noi siamo adesso. Chi si scorda di voi, scorda se stesso. Sarò passato di qui almeno un milione di volte in 2 anni di vita. Com'è possibile che io non mi sia mai accorto di questa iscrizione che campeggia nel cartiglio della cappelletta barocca che interrompe il muro di cinta sull'angolo di via San Michele del Carso e dei teschi di pietra ormai consumati dalle intemperie che la circondano? Il muro è quello che cela alla vista San Giovannino alla Paglia ed è quel che resta del vecchio cimitero che al momento della sua chiusura occupava tutta l'area tra via San Michele del Carso, via Paolo Giovio e via Cantoni. Piazzale Aquileia allora era occupato dallo sperone pentagonale delle mura spagnole, il che spiega la sua forma assurda. In mezzo, più o meno dove sto camminando io, nel 600 sorgevano le baracche del Lazzaretto. La cappelletta che ha attirato la mia attenzione risale agli anni 40 del 600 ed è il più classico dei memento mori barocchi. La piccola costruzione, chiusa da una grata, custodisce i teschi di alcuni morti della peste del 30, che nell'ossessione tutta barocca per la morte e il disfacimento ammoniscono i passanti sulla caducità della vita. Fra i tanti morti che riposano al Fopponino, ce ne sono alcuni illustri. Il patriota Amatore Scesa, l'architetto Luigi Canonica, lo scenografo Alessandro Sanquirico, Margherita Barezzi e Icilio Verdi, rispettivamente la prima moglie e il figlioletto di un anno del compositore Giuseppe Verdi. Ma c'è soprattutto Carlo Sala. Chi era costui? Carlo Bartolomeo Francesco Lodovico Sala nasce nel 1738 a Casletto, sul lago di Pusiano, nell'enorme famiglia del ricco proprietario terriero Fermo Sala.
Peccato che, morto il padre, le redini della famiglia vengono prese dallo zio paterno, che, mosso più dall'avidità che dall'amore familiare, cerca di escogitare un modo incruento per liberarsi dei nipoti e intascare l'eredità di Fermo. Ne parlavamo giusto il mese scorso, nella puntata Fuori dal mondo. Ancora per gran parte dell'età moderna, i monasteri, più che i novizi animati dal sacro fuoco della fede, hanno raccolto figli cadetti da sistemare per semplificare la linea ereditaria. Semplificare nel caso del Sala significa azzerare. Lo zio Giuseppe in breve tempo instrada tutti i nipoti alla vita religiosa, non prima di avergli fatto firmare una bella rinuncia all'eredità, naturalmente a proprio nome. Come dicevo, i monasteri erano pieni di gente che aveva preso i voti suo malgrado. I più, in un modo o nell'altro, si adeguavano alla situazione. Non dico che ne fossero felici, però se ne facevano una ragione. Sala no. Dopo aver completato il noviziato e aver preso il nome di Fra Bonaventura, viene assegnato al convento di Domodossola, da cui la notte del 25 novembre del 1764 sparisce senza lasciare tracce. Ma Carlo non è solo in cerca di libertà. Carlo è in cerca di vendetta. Io vi cercherò, vi troverò e vi ucciderò. E allora Carlo cavalca fino a Casletto e si introduce in casa dello zio per derubarlo. O meglio, e lo spiega lui stesso in un messaggio che lascia per rivendicare le sue azioni, per riprendersi il mal tolto. Lo zio Giuseppe Antonio Sala mi deve in tutto lire 2665, i quali ora prendo da questa cassa, perché essendo miei ne voglio far quello che ne voglio io. Né sono tanto coglione da menare una vita tanto minchiona e tanto contraria alla natura umana per soddisfare i vostri capricci. E ricordatevi che non ho preso della vostra roba, ma della mia, e che tant'altra me l'avete fatta gettare a male voi per soddisfare i vostri capricci di volerci tutti fratti, quando né tutti sono fatti per fare il frate, né tutti per fare il prete, e di tanti, che sono nelle religioni, nemmeno la metà si è fatto volontariamente, ma tutti, chi per un motivo, chi per un altro. Ce la vediamo tutta quella che è nostra. Dopo questa incursione in territorio brianzolo, Sala sparisce di nuovo. Va prima in Svizzera, a Ginevra, dove qualche fonte lo vuole addirittura al servizio di Voltaire. E poi ricompare a Cremona, sotto il nome di Alessandro Barni, di professione libraio. E proprio la sua professione lo porterà sotto la lente della giustizia civile e dell'Inquisizione. Penitenziagite! Sì, perché nella sua bottega si vendono e si prestano testi contrari alla dottrina cattolica. Pamphlet anticlericali e libri di filosofia illuminista, per lo più. Tanto basta perché il nostro Carlo debba lasciare la città e sparire di nuovo. La nuova, per così dire, professione di Carlo è ancora una volta ispirata al suo feroce anticlericalismo. Da libraio e traduttore si trasforma in ladro sacrilego. Quando sarà fermato a Brescia, su un carro carico di arredi sacri di dubbia provenienza, Sala sarà costretto a rivelare il bilancio di questa sua carriera parallela. 38 furti di arredi e suppellettili preziose in altrettante chiese e cappelle del Ducato di Milano. Alcuni accompagnati da gesti sacrileghi, puerili visti con i nostri occhi ma probabilmente assai più sconvolgenti nel Settecento, come la dispersione di ostie consacrate e il vandalismo contro una statua del Bambinello. Quanto serve nella Milano settecentesca per essere condannati al supplizio della tenaglia rovente, all'amputazione di una mano e infine all'impiccagione. Un'esecuzione come un'altra, se è vero che nella Milano di Cesare Beccaria si impiccavano mediamente 10 condannati l'anno. E del resto, se la tortura e la pena di morte non fossero state comuni, Beccaria non avrebbe avuto alcun bisogno di scrivere quel Dei delitti e delle pene che, chissà, magari lo stesso Sala potrebbe avere venduto dagli scaffali della sua libreria di Cremona. Un'esecuzione come un'altra, destinata a non lasciare traccia nella storia, se non fosse stato per l'atteggiamento del Sala che, stando a ciò che Pietro Verri racconta in una lettera al fratello Alessandro, rifiutò con coerenza il conforto ecclesiastico e il pentimento e affrontò la tortura e il patibolo senza battere ciglio, arrivando persino a spingersi da sé giù dal panchetto della forca, mentre il boia, in preda al terrore,
si aspettava che il demonio in persona venisse a prendersi l'anima del condannato. Io compiango il destino di un uomo il quale aveva l'anima certamente non volgare e capace del più sublime eroismo. Lo compiango, dico, di averla così malamente impiegata. È comune agli inglesi affrontare la morte con coraggio, ma affrontare con uguale coraggio e soffrire con immobilità il dolore, non so se si trovi frequentemente. E così nasce il mito del terribile Carlo Sala, il pericoloso, eretico, amico del demonio Carlo Sala, temibile in vita, terrificante da morto. Tanto che ben presto si comincia a parlare del fantasma del Fopponino. Perché i fantasmi, dice la tradizione, sono i morti di morte violenta che non hanno potuto o voluto pentirsi dei propri peccati. E allora si dice che Carlo Sala si aggirasse e forse si aggiri tuttora tra i cespugli di Piazzale Aquileia. Qualcuno attribuisce alla sua mano l'iscrizione sulla cappelletta. La voce più diffusa racconta dello spettro di un omaccione, Sala era alto e grosso, con una smorfia demoniaca sul viso. Nudo, dicono alcuni, perché nudo deve essere il fantasma di un monaco che si è spogliato del saio. Uno spettro che si diverte a spaventare i passanti, apparendo all'improvviso alle loro spalle, secondo i più. Ma forse, povero Carlo, cerca solo di attirare la nostra attenzione sul luogo dimenticato della sua sepoltura anonima. Avete ascoltato Il Motografo, rubrica radiofonica di Turismo Piccolo e Destinazioni Inaspettate. Potete trovare le immagini e le mappe di questa puntata e di tutti gli altri viaggi sul sito www.motografo.it. Il Motografo è anche su Instagram e Facebook. Per contattare il Motografo, scrivete a motografo@motografo.it.